Grande vittoria del Catanzaro questa sera al Ceravolo, una vittoria che in virtù del gioco espresso dalla banda Oteri ci autorizza a legittimare grandi speranze per il prosieguo del campionato. Permettetemi di dire un grazie finalmente alla società che ha permesso questo miracolo sportivo e di richiamare allo stadio gente che finalmente sta rispondendo all'appello del presidente Noto. Quanto mai gli assenti hanno avuto torto, hanno perso una bellissima partita di calcio e concludo dicendo che voglio davvero salutare, cominciare da oggi a salutare i tifosi che ci seguono da più lontano, che seguono le nostre interviste da più lontano. Nel caso specifico saluto Massimo Valentino che ci segue costantemente da Sydney in Australia. Abbiamo visto un giocatore che ha segnato 3 gol, il suo nome lo ricorda? Ficinaller, che ne porta? Ficinaller, grandissimo, una bellissima partita, comunque il Rennes è una signora squadra. Abbiamo vinto meritatamente, fino alla fine abbiamo giocato benissimo, non è che sul 3-0 ci siamo rilassati, certo. Per l'amor di Dio. Ci sono stati dei cambi e speriamo che Canute non sia fatto tanto male, sempre che sia strappato. Comunque. Oltre al grande Manuel, un altro giocatore che l'ha particolarmente impressionata? Guardi, per me hanno giocato tutti, quindi da elogiare tutti i ragazzi e grazie al nostro mister che li sa mettere veramente in campo. Siamo una squadra tecnicamente molto forte. Diciamo un po' tutti, sono stati veramente bravi. Il vero number one è il mister Auteri? Sicuramente sì. E lui l'artefice di questo gioco brillante della squadra? Sicuramente, sicuramente. È l'uomo in più. Abbiamo fatto un grosso primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo controllato agevolmente la partita. Non c'era nulla da fare, siamo forti. Contento per il gioco brioso che la squadra sta dimostrando? Sì, indubbiamente sì, ma vediamo bianco in mano se cambia qualcosa, quindi in attacco dovremmo essere più prolifici, quindi speriamo bene. La bestia nera è finita, la bestia nera del Rennes per Catanzaro, ma abbiamo una grande squadra, non ce n'è da fare. Io domando e dico, la gente perché non viene a vedere questo spettacolo? È giusto. È uno spettacolo vedere il Catanzaro giocare. Fish. Grande Ficinaller, ma il vero numero uno è anche mister Auteri? Soprattutto mister Auteri, soprattutto. Impasta davvero un bel gioco Auteri e fa dei bei cambi. Niente da dire comunque, stiamo facendo una bella stagione, importante è proseguire così. Un risultato che ci apre nuovi orizzonti insomma. Certo, è una bella squadra, abbiamo giocato bene anche se il Rennes gioca a calcio. Sì. Ma vediamo con il nuovo acquisto cosa si può fare. Quindi fiduciosi per il proseguo del campionato. Sì, perché abbiamo una bella squadra, si gioca a calcio. Finalmente dopo tanti anni vediamo un po' giocare a calcio. Fish. Forza Catanzaro! È stato un calcio spettacolo, a mio avviso. Ficinaller era un giocatore di levatura superiore. Sì. Ma il vero number one è mister Auteri, credo. Sì, ha messo una bella scacchiera secondo me oggi. Vogliamo lanciare, voi che siete più giovani, un appello agli spettatori potenziali, quelli che dovrebbero aggiungersi ai grandi tifosi che oggi hanno manifestato tutto il calore, di intervenire a godersi questo spettacolo. Venite allo stadio perché è tutta un'altra cosa, emozioni diverse, perché sul divano è uno spettacolo. Non è la stessa cosa. E sono emozioni uniche. Grazie. Buonasera. Allora, vogliamo dire a quelli che sono rimasti a casa che cosa si sono persi? Uno spettacolo. Uno spettacolo veramente. Non l'abbiamo forse mai avuto, no, una squadra così. Uno spettacolo davvero, l'altra volta l'ho detto, che questo è un Catanzaro champagne, non è solo a Natale. Troppo forte. Sì. Il vero artefice è mister Auteri, vero? Certamente, mister Auteri, il primo. Auteri è un grande. Auteri la mente, il braccio è Ficinaller. Ci volevamo 5 ammonizioni. Special one. Volevamo vedere il nuovo acquisto giocare. Però purtroppo non è stato complicato. Mercoledì tutti a Vibo, Tutti a Vibo. Forza Catanzaro. Abbiamo visto una grande squadra. Sì, un Catanzaro devastante, ma lo sapevamo, Auteri era una garanzia, il numero uno della categoria. Auteri la mente, Ficinaller il braccio. Sì, Ficinaller, non ci dimentichiamo che con l'Alessandria ha fatto diversi gol, è un giocatore dalle caratteristiche tecniche notevoli di valore, quindi una bella partita, un grande Catanzaro. Catanzaro è veramente una bella squadra da vedere, come gioco e come tutto.
come tutto. C'è solo il Catanzaro, non c'è niente da fare, solo il Catanzaro in Calabria. Credo che il Catanzaro non abbia mai fatto una partita così bella e credo che sia una svolta per il Catanzaro, finalmente vince. Magari saliamo in Serie B, dai. Veramente una squadra che quando giocava a pallone giocava da sola. Finalmente stiamo arrivando alla vetta. Tu da capo tifoso vuoi lanciare un appello ai tifosi che rimangono a casa e dire quanto si stanno perdendo devono in termini tornare, di spettacolo? Devono tornare allo stadio, aspetta. Devono ritornare allo stadio perché lo stadio è un bene, il Catanzaro è un bene di tutti, è un bene comune. E dobbiamo riempire lo stadio. Mi raccomando, adesso mercoledì tutti a Vibo. Andiamo là che andiamo a giocare a casa nostra. Forza Catanzaro! Beh, allora direi una cosa, questo entusiasmo che si è creato è tutta un'atmosfera bellissima. Cosa si perdono quelli che stanno a casa? Tante emozioni, davvero, no? Ma veramente una bella squadra, si è ripresa, speriamo che continui così. Nuove prospettive alla luce di questa brillante prestazione del Catanzaro. La promozione in C e poi lottare per un'altra promozione. Benissimo, grazie così. Allora Fischnaller è stato il braccio, ma la mente è Auteri? Ma diciamo che Fischnaller, ho fatto una foto 20 giorni fa, gli ho detto tu farai 2 gol, ne ha fatti 7, sono più che soddisfatto. Diciamo. Il vero stratega di questa squadra è il nostro allenatore Auteri, perché ha saputo trasformare una squadra con elementi di media qualità in una squadra veramente forte e determinata, e noi siamo molto speranzosi. Vai. Un saluto alla due cuori giallorossi che stanno lontano, Manuel Catanzarini e Luigi Paone. Bravi. Dove sono? A Milano. Sono a Milano, però seguono col cuore giallorosso. Ciao. E comunque non c'è niente da fare, 3-0 il primo tempo, Manuel se n'è andato, e il secondo tempo passeggiatina, e il Rende non bala. Un bel pomeriggio di calcio, un'atmosfera meravigliosa. Poi peccato per la Juve Stabia che sta troppo avanti, ma speriamo di raggiungerla. Forza Catanzaro, ci vuole la punta. Un pubblico straordinario. D'altro canto avevo ascoltato quella intervista che è stata fatta a Floriani, il quale diceva che il pubblico un po' tra le altre cose era stato un po'... io credo che il pubblico oggi è stato presente. Sì, c'è una forte rappresentanza, certo. È una forte rappresentanza. Io credo che il Catanzaro quest'anno darà veramente delle sensazioni straordinarie. Grazie a Floriano, grazie a questa società. No, perché molti dimentico di ringraziare la società. No, io grazie a Floriano, grazie veramente. Ingegnere, sei grande, spero che tutto sia propositivo per questo anno. Allora, abbiamo qui Stefan Lapidus che viene da New York. Is it true you are coming from New York just to see the Catanzaro football team? No, I'm coming to live here. And now you live here? Originally you were born in New York. Yes, I am going to live in Gimigliano. A lui verrà a vivere a Gimigliano. And I have a new home. Ha una nuova casa a Gimigliano, quindi è un ritorno alle origini. So, you are here, you are looking for your roots. Yes. Lui sta cercando le sue origini, yes. Le sue radici. Yes, my grandmother was from Catanzaro. La nonna era di Catanzaro, esattamente di Gagliano. And my grandfather... E il nonno was from Gimigliano. E il nonno veniva da Gimigliano. Yeah. Okay. So, what you can say to all the people that doesn't see this match? Can you describe this kind of atmosphere that you saw today in the stadium? Oh, they're great. They're
wonderful people and bellissima gente, grande atmosfera. And I am glad to be here. E molto contento di essere qua. And I am looking forward to stay here. I'm only allowed as a U.S. citizen to stay every 30 days. Lui come cittadino americano ha il permesso per postare 30 giorni, però quindi tu cercherai di avere nuovi permessi per poter restare più a lungo qui in Italia. Yes. Bene. Yes. So, can we scream all together Forza Catanzaro? Yeah. Allora tutti insieme al mio 3, 1, 2, 3, Forza Catanzaro! From New York to Catanzaro, Stephen Lapidus. Thank you, Stephen. Thank you.